L'annuncio della Nintendo Switch Lite è stato un evento polarizzante che ha spaccato in due la fanbase Nintendo e l'opinione dei consumatori in generale. Come un po' tutte le mosse della grande N, che si pone sempre in modo trasversale rispetto ai trend del mercato, la versione Lite della popolare console ibrida ha suscitato parecchie perplessità. Come avrete visto dal mio video precedente, sono stato il primo a esprimere dubbi sull'utilità di una revisione del genere e se fosse un'offerta sensata nel panorama videoludico attuale. Mano a mano che escono nuove informazioni e si ha tempo per ragionarci e discuterne assieme, devo dire che sto formando una mia opinione definitiva in merito. E credo che sia molto interessante andare ad analizzare il parere di Dadobucks sulla questione Lite per mettere in chiaro alcuni punti fondamentali che sembrano sfuggire a molte persone. Premetto che ho scelto Dadobucks come punto di riferimento non perché abbia qualcosa contro di lui, ma per due motivi ben precisi. Il primo è che affrontare la questione da una prospettiva radicalmente diversa dalla propria penso sia un passo fondamentale nella formazione di un'opinione autorevole. Il secondo è che la voce di Dadobucks ha sicuramente una cassa di risonanza infinitamente più ampia della mia, quindi le sue idee rispecchiano ed influenzano una fetta di consumatori molto più vasta. Detto questo, io sono il Poro Michele, lasciate un like al video se vi piace l'idea di questo confronto e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per rimanere aggiornati sulle mie prossime produzioni. Il buon Dadobucks ha affrontato la questione Nintendo Switch Lite in un video, come al solito, girato molto di pancia, dove chiarisce i tre punti fondamentali per cui, secondo lui, Nintendo Switch Lite non ha senso. Le tre argomentazioni in questione sono le seguenti. Punto primo, la Lite non è una Switch. Punto secondo, la Lite castra le potenzialità del parco titoli di Switch e per finire, punto terzo, a un anno e mezzo dall'uscita della next gen, questa è una mossa controproducente. Allora, la prima obiezione di Dadobucks è quella più comprensibile e anche la più diffusa tra gli utenti. La Nintendo ha presentato una versione di Switch sì compatta, sì economica, ma che perde la caratteristica peculiare della console, ovvero la sua natura ibrida, la capacità di fare lo switch da console portatile a home console e viceversa. E questo è effettivamente un grande problema per Nintendo, che come pronosticavo nello scorso video, dovrà giocare molto sulla comunicazione agli utenti. Il compito dell'azienda nipponica è quello di far confluire la fetta di mercato portatile rimasta orfana dal 3DS all'interno della nuova console ibrida. Lite vive un po' nel paradosso di essere una revisione, ma allo stesso tempo una console indipendente. È la stessa Nintendo ad aver affermato che la Lite non sostituirà la Switch base, anzi, è un nuovo membro della famiglia da affiancare al primo modello. Perché non chiamarla con un altro nome allora? Che ne so, Game DS, DS Boy o Wii P? Forse perché suona un po' male in inglese Wii P. Sì, Wii P è meglio di no. Perché la libreria rimane a tutti gli effetti quella della Switch e i giochi supportati sono gli stessi. Non c'è nessuna differenza prestazionale tra le due console né differenza di formati supportati. Siamo tutti d'accordo che cambiare il nome alla console sarebbe stato un suicidio, vero? E guardate che Nintendo ne ha commessi di errori in passato proprio sbagliando a partire dalla comunicazione ai clienti. Recentissimo il problema di continuità tra Wii e Wii U, ma quanti di voi si ricordano il fallimento del Virtual Boy proprio perché pubblicizzato come console portatile? Non dico che sia facile spiegare alla massa le differenze tra due console identiche al 95%, ma per me la Nintendo ha fatto bene a non presentare una nuova console dal nome differente. Certo, non sarà in grado di switchare, ma come il 2DS perdeva la peculiarità della console originale, il 3D, così la Lite può coesistere come console portatile accanto a sua sorella maggiore, e perdere la possibilità di giocare attaccati al televisore è un compromesso che molti saranno disposti ad accettare. La seconda obiezione di Dadobucks è la più confusa e sinceramente la meno condivisibile. La Lite castrerà le potenzialità di Switch e porterà gli sviluppatori a pensare i giochi in primis per questa revisione. I bonus di avere la versione ibrida saranno praticamente nulli e relegati come contentino aggiunto a fine produzione. Allora, da come imposta il discorso Dadobucks, sembrerebbe ci sia un fraintendimento di base. Sembra presupporre che ci sia una differenza di hardware tale da costringere le software house ad abbassare gli standard qualitativi di sviluppo dei propri prodotti. Questo non è assolutamente vero, perché le due console sono esattamente identiche in quanto a caratteristiche hardware, anzi la Lite presenta tutti i vantaggi da nuova arrivata. Dimensioni ridotte, peso minore, presenza di D-pad e batteria più longeva. Questo a parità di caratteristiche tecniche, ripetiamolo. A mancare sono feature accessorie, ma niente che infici la potenzialità dell'hardware.
Leggendo tra i commenti, Dadobax risponde chiaramente che è consapevole di questo, ma il suo discorso è riferito alle potenzialità castrate della Lite, ovvero, ancora una volta, il suo essere una console portatile. A maggior ragione, il discorso per me continua a non aver senso. Pensateci, perché la Switch ha un appeal diverso rispetto alle altre console? Perché consente di riportare l'esperienza della console fissa anche in portatile. La paura di Dadobax è che la Switch venga pensata esclusivamente come console handled? Beh, la sfida degli sviluppatori è proprio questa. Quale altra piattaforma mi consente di giocare a Doom, Wolfenstein, Skyrim e The Witcher 3 in piena mobilità? Se c'è proprio un collo di bottiglia dell'esperienza Switch, è che non può reggere il confronto diretto con le rivali ben più performanti in ambito casalingo. Quindi gli sviluppatori hanno da sempre pensato il loro porting su Switch avendo in mente l'idea di portabilità. Se proprio vogliamo trovare un difetto, è che alcune volte l'esperienza cambia radicalmente a livello qualitativo tra le due modalità. Penso ad esempio al pessimo lavoro che è stato fatto nell'adattare per Switch The World Ends With You, godibilissimo in portatile, ma praticamente ingiocabile in modalità fissa per problemi con il sistema di controllo. E proprio perché non sussiste nessun tipo di differenza prestazionale, il confronto con PS4 e PS4 Pro è assolutamente fuorviante e fuori luogo. E se anche fosse, così come su console Sony, se l'utente vuole il 4K o i caricamenti rapidi è costretto ad effettuare l'upgrade, così su console Nintendo, gli utenti dovranno pagare il prezzo pieno per avere la possibilità di giocare da televisore. E infine, secondo Dadobax, questa di Nintendo è una mossa senza senso, visto che siamo alle porte della next gen. Proporre un modello identico di una console già adesso antiquata è una sorta di suicidio commerciale, visto che taglierebbe automaticamente Nintendo fuori dai giochi, limitando notevolmente il supporto third parties. Rispondo che il problema è reale, ma sussisterebbe anche senza l'arrivo di questa versione Lite. La Switch è stata commercializzata nettamente in ritardo rispetto a questa generazione di console e sta vivendo il pieno della sua maturità quando le concorrenti ormai si apprestano a cedere il passo ai nuovi hardware. Però c'è da considerare che sono ormai tre generazioni di console che Nintendo punta a ritagliarsi un mercato parallelo, non entrando in diretta competizione con gli avversari. Quindi può permettersi di ritardare la corsa agli armamenti, soprattutto ora che la Switch vende come il pane, forte di un brand potentissimo. Anzi, presentare ora una versione mid-gen, una Switch Pro, quello secondo me sarebbe stato un po' un suicidio, perché sarebbe significato investire ingenti somme di tempo e denaro in un hardware magari in grado di rivaleggiare con PS4 e Xbox One, ma obsoleto nei confronti della prossima next gen. E ce lo vogliamo ricordare come è stato gestito male il New 3DS? Un 3DS Pro che doveva avere addirittura parte della libreria pensata esclusivamente per il suo hardware. Oltre a Xenoblade Chronicles 3D, quali altri giochi sono esclusive del New 3DS? Preferisco dunque che la Nintendo rimanga in questa zona di comfort, senza addentrarsi in territori fumosi di console mid-gen e revisioni dalle caratteristiche esclusive. Detto questo, credo che la Switch Lite abbia le sue criticità, prima tra tutti il prezzo, ma non credo sia un progetto da bocciare a prescindere. E se, come dice lo stesso Dadobax, sicuramente venderà tantissimo e farà il botto, non vedo proprio quale sia la mancanza di senso di questa nuova proposta targata Nintendo. Ragazzi, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se questa Nintendo Switch Lite inizia a convincervi oppure siete più dalla parte di Dadobax. Io sono il Poro Michele, c'ho caldo, ciao!